Sottile Neuronauta a servizio sul punteggio di 1-1. Riceve bene Merlo, deve un po' inseguire però Ferrato. Poi Bottolo prova una rigiocata. Poi la palla finisce comunque nella metà campo di Milano, che può giostrare con Sbertoli. Sempre per Patrì, palla un po' bassa. Patrì la giusta, chiude il punto 2-1. 2-1, palla un po' bassa, cioè o parte prima Patrì o l'alza un pochino Sbertoli. Infatti si sono già sistemati. Bravo, ha fatto quello che doveva fare. 13-19, proprio Ishikawa al servizio, lo riceve Bottolo, palla in mano a Ferrato che cerca Merlo, murato però da Leandro Mosca, una sfida tra giusta tra giovani, giovanissimi, questa esatto. volta la vince Mosca. Mosca è un altro giocatore che con un po' di esperienza mi piace tanto. Tre pari è proprio Mattia Bottolo al servizio per la Fioeneva, forte Mattia Bottolo in difficoltà, Urnaut, vediamo se ci arriva Basic, ci arriva con il bagger lungo, impossibile attaccarlo, ma Vitelli si fa ingannare dalla traiettoria e Luka Basic con il bagherone trova il punto per Milano. Anche qui altra analogia, anziché andare con le mani sulla palla è saltato guardando il fermare prima la rincorsa, qui è molto attento, lo fa bene, Basic riceve, Sbertoli a cercare Patrì, palla un po' dietro, non riesce a attaccare a piena potenza, Merlo difende, allora Bottolo che attacca subito, prova a forzare, il muro però lo aspettava lì. Lo aspettava però, bravo, cioè è un attaccante e lui ha attaccato con coraggio, ha provato ad attaccare la palla più alta che poteva, però aveva un muro invalicabile proprio. 10 pari. Attenzione per Milano che con Pesaresi la tiene viva, poi arriva Patrì dalla seconda linea. Buono il muro di Padova che adesso è una buona occasione per attaccare con Canella. Fermato da Patrì, allora Mar cerca una rigiocata, la trova. Sbertoli a cercare ancora il canadese, arriva Mar, va forte, questa volta trova un gran punto. Stephen Mar, quanta voglia di giocare Sì, il canadese. ha voglia, sai, un giocatore come lui anche a livello livello internazionale, cioè non giocare, Lui che tra l'altro è un ex della partita. certo, Stern ha provato a togliergli le mani, ma non è Non era la successo, scelta giusta. no, la carica. Ancora servizio di Merlo, lo riceve Mar. Sbertoli a cercare nessuno, ma Mar cerca una palla piazzata. La difesa di Tonci esterna. Allora Bottolo può attaccare morbido contro il muro a 3, la copertura di Patrì. Poi attacca Basic, la palla torna nel campo di Milano, l'alza. Mosca poi deve attaccare Sbertoli. Riccardo Sbertoli, che ogni tanto ha questi colpi un po' da fuori classe, Giorgio. Dice, intanto, visto che Basic non ne ha fatto punto, aspetta che attacco io che ho il braccio caldo e faccio punto, con muro a due tra l'altro. Bravo Riccardo Sbertoli. Sì. 15-14. È riuscito a recuperare e a portare a casa la Coppa, quindi lì ha speso veramente tanto Milano. Qui intanto ci siamo visti un muro e una gran difesa di Padova. Vediamo come continua l'azione con Sbertoli che cerca Matteo Piano. Bella questa combinazione tra i due. 20-16. Va forte Merlo, Basic lo riceve questa volta molto bene. Daldello a cercare Leandro Mosca. E Leandro Mosca chiude il set per Milano. 25-20. L'Allianz si riporta su 1-1. Ma Padova dimostra di essere squadra ostica anche senza titolari, anche con tanti giovani. Sarà un terzo set bellissimo, Certo, Giorgio. speriamo in attacco. Intanto si parte il terzo set con Sbertoli al servizio, ricevuto da Bottolo. Ferrata a cercare proprio Bottolo, questa volta murato in campo da Leandro Mosca. Un murone questo del 12. La sfida dei numeri 12, la sfida dei classe 2000. L'ha vinta Mosca questa volta. La vinta Mosca ha messo proprio le mani. Al servizio adesso Canella su Mar che non riceve benissimo, poi in qualche modo Sbertoli la giusta sulle mani di Piano che chiude il primo tempo sulla linea. E qui davvero Piano e Sbertoli hanno salvato una ricezione un po' così così. 10 proprio. 10 pari, Vitelli che può ancora forzare al servizio, risponde bene, era appena entrato Ishikawa, poi Mar ha una bordata e la lascia uscire Nicola Pesaresi. Punto Milano. Qui ha detto chiamiamo il check i giocatori di Padova, ma la palla in realtà era fuori nettamente. Io Lorenzo sono coperto dal monitor, quindi quella porzione No, l'ho di vista linea io, di la palla forza. era nettamente fuori. Qui la bordata di Mar, la difesa di Ferrato, quella palla che Nicola Pesaresi ha rischiato di.
potrebbe approfittarne. Adesso vediamo come gestisce l'Allianz questa pipe di Ishikawa. Ferrata provata a metterci il corpo, la palla però parte per la tangente, finisce fuori. 16-15, nuovo vantaggio Allianz. Ishikawa è entrato per dare nuova linfa a Milano in questo set e deve essere decisivo, qui lo è stato. E qui, assolutamente sì, di Padova. Aveva letto bene comunque. Vitelli, il nastro, gli smorza il servizio. Allora Leandro Mosca, servito bene da Sbertoli, può chiudere il punto per Milano, 18-17. Proprio Vitelli diceva out, ma la palla è andata proprio nell'angolino di zona 5. Adesso prova a redimersi con il suo servizio. Ishikawa però lo riceve bene, allora Sbertoli a cercare Mar per la pipe, piega il braccio a Stern. Stephen Mar, 5-1. Abbiamo visto questo inizio di set, un po' una Milano un po' più determinata, e non dico Padova appagata perché non ci credo, però Milano penso che abbia voglia di vincere questo set per portarci al tie break. Adesso Ferrata a cercare Bottolo, ancora prova a cercare la potenza, però si trova davanti Kozamernik che gli chiude la porta in faccia. 6-1. Kozamernik anche nelle partite contro i turchi o... Anche perché poi noi abbiamo le cuffie, siamo un po' lontani dal campo. Intanto qui Canela non trova l'attacco, ma Padova si salva e può attaccare con Merlo che trova il grande muro di Milano che può riorganizzarsi. Cercato Patry dalla seconda linea. Gian Patry. Bravo, 12-7. Bravo Sbertoli che stavolta ha ingannato il muro di Padova che pensavano... Comandando 2-1 nel punteggio. Adesso si torna a giocare con Stern che attacca. Non trova il punto perché la palla cade in campo dopo la difesa, diciamo così, di Patrick, che in realtà si è messo lì col corpo cercando di tenerla viva e ha ottenuto il massimo. Chiamiamola autodifesa. Autodifesa, ma questa sia l'intenzione dei coach di Padova. E qui primo tempo di Jan Kozamernik, 17-10. Abbiamo visto anche al replay il gesto tecnico del numero 4 di Milano. Dolug. Mentre va a servire fortissimo Patry, la palla torna nel campo di Milano. Vediamo cosa fa l'Allianz. Va da Stephen Mar. 20-12 di potenza il canadese. Con la sua manona pesante, bella aperta, abbiamo visto. Veramente aveva una voglia di scaricarle una bordata e ci è riuscito. C'è anche il muro del... Direttamente in zona 2 per attaccare. E attacca però Ishikawa con una Ishikawa. Diagonale sensazionale, Yuki Ishikawa 7-6. Situazione un po' diversa dal normale, da quello che si vede di solito, ed è la formazione dove gli opposti fanno più fatica ad attaccare dal posto 4, quindi Cospiazza si è inventato questa nuova modifica. Adesso Ferrato che salva un pallone che però Milano può comunque chiudere, ma non lo fa perché sbaglia l'attacco. Poi anche Padova si mette nei guai da sola, adesso tanta confusione e poi chiude Jan Kozamernik. Ma uno scambio dove entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di chiudere ma hanno fatto un po' di confusione. Prima regala Milano, poi regala Padova e poi dopo Milano chiude il punto con un primo tempo di Kozamernik. Canella prova a forzare, trova il nastro, vediamo se Milano chiude con il tocco di seconda di Riccardo Sbertoli, 15-9, Milano vince il primo match di questi playoff per il quinto posto contro una Chioene Padova che però ha schierato una formazione giovanissima. Giorgio, ha costretto Milano a tirare fuori i titolari per vincerla. Ah, certo, certo, meno male per Milano perché... con chi